Dal Vangelo di Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Fra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande fra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella della 29ª domenica del tempo ordinario vi raggiunge ancora una volta dai locali del Museo Diocesano di Lanciano e vi raggiunge in particolare vicino al busto di San Marco, l'autore del Vangelo che in queste domeniche ci sta accompagnando. San Marco è l'unico fra i 4 evangelisti che racconta come davvero sono andate le cose nell'episodio che abbiamo appena ascoltato. Un episodio imbarazzante, un episodio che hanno provato a nascondere in ogni modo, perché non era esaltante né per la Chiesa primitiva né per la Chiesa di oggi sapere che due fra i discepoli più importanti di Gesù, due fra gli apostoli che insieme con Pietro avevano condiviso con Gesù i momenti più importanti, e cioè la risurrezione della figlia di Gairo, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor e l'agonia di Gesù nel Getsemani, avevano fatto a Gesù questa richiesta così poco spirituale, così poco cristiana: «Gesù, facci sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra quando sarai nella tua gloria». Tutti volevano nascondere questo episodio. L'evangelista Luca, ad esempio, non lo riporta nemmeno nel suo Vangelo. L'evangelista Matteo lo riporta, ma è la madre dei due fratelli che chiede a Gesù questa cosa: che i suoi figli siedano a destra e a sinistra. Marco, che è il Vangelo più antico, è quello più immediato nel raccontarci le situazioni proprio come si erano svolte, e quindi è di lui che noi dobbiamo fidarci. Davvero sono stati Giovanni e Giacomo a chiedere a Gesù questa cosa così imbarazzante. Potrebbe deluderci, ma nello stesso tempo potrebbe anche darci coraggio, perché se anche fra gli apostoli c'era la corsa ai primi posti, anche se fra gli apostoli c'era il desiderio di primeggiare,
non dobbiamo scandalizzarci se oggi nella società e anche nella Chiesa c'è questa corsa ad accaparrarsi i posti più importanti, i privilegi più evidenti, i primi posti, quelli a cui tutti vogliono ambire. E il modo in cui Gesù gestisce questa situazione deve poi diventare stile per ciascuno di noi. Qual era il contesto di questo episodio? Gesù con i suoi discepoli, come ormai sappiamo, è in viaggio verso Gerusalemme, dove raggiungerà il traguardo della sua esistenza donando la sua vita sulla croce per noi, per la nostra salvezza, per amore nostro. E lungo questo percorso Gesù non nasconde ai suoi discepoli ciò che a Gerusalemme lo attende, anzi per ben tre volte annuncia la sua passione e la sua morte, insieme ovviamente alla sua risurrezione. I discepoli hanno proprio le orecchie dure a questo proposito, non vogliono proprio sentire questo annuncio della passione e della morte. Loro dicono: non è certamente per un fallimento che noi abbiamo lasciato la nostra casa, il nostro lavoro, la nostra famiglia e ti abbiamo seguito. Noi ti abbiamo seguito per avere insieme con te onori e gloria. E Gesù lì a spiegare ogni volta, ripartendo da capo, che la vera gloria non è essere i primi, ma essere gli ultimi, non comandare e opprimere, ma farsi servi, farsi schiavi di tutti. Dopo il primo annuncio della passione e della morte, fu Pietro che prese in disparte Gesù e gli disse: «Signore, tu a Gerusalemme non devi andarci, se sai che a Gerusalemme dovrai patire e dovrai morire, lascia perdere, cambia strada. Tu devi essere il Messia, tu sei il figlio di Dio fatto uomo, tu devi vincere, tu devi dominare su tutta la terra». E Gesù dice a Pietro: «Tu ragioni secondo Satana, non secondo Dio. Tu stai facendo per me oggi quello che Satana fece durante le tentazioni nel deserto. Mi inviti al dominio, mi inviti al potere, mi inviti all'oppressione di tutti pur di emergere. Io non sono venuto per questo. Torna dietro di me, torna ad ascoltare la mia parola, fatti mio discepolo, non pretendere di farmi da maestro su questa strada». La seconda volta che Gesù annunciò la sua passione e la sua morte, non ebbe nessuna risposta dai suoi discepoli, che speravano soltanto che Gesù non facesse più questo discorso, che non seguisse più questi ragionamenti, tanto che parlavano fra di loro chi fra loro fosse il più grande. La terza volta succede proprio quello che il Vangelo di oggi ci ha raccontato. Gesù aveva detto che doveva essere consegnato nelle mani degli scribi, dei sommi sacerdoti, i quali poi lo avrebbero consegnato ai romani, i quali lo avrebbero sbeffeggiato, flagellato, ucciso e quindi là, al terzo giorno sarebbe risorto. Gesù enumera sei azioni che gli uomini faranno contro di lui a Gerusalemme. E lo sappiamo tutti, nella Bibbia il numero 6 è il numero della incompletezza, della mancata pienezza. L'uomo con le sue azioni non raggiunge la totalità, non raggiunge la perfezione. Le sue azioni non sono mai quelle definitive e non sono mai quelle giuste fino in fondo. Manca una settima azione e questa settima azione la compie Dio. Il terzo giorno io risusciterò, dice Gesù, cioè la mia vita e la vostra vita, la mia storia e la vostra storia, la storia del mondo, dell'umanità, della Chiesa, non è in mano ai desideri e ai pensieri degli uomini, è in mano a Dio che la governa con la sua misericordia e con il suo amore. Il terzo giorno il pensiero di Dio, il progetto di Dio si realizzerà
e sarà un progetto realizzato nel nome dell'amore e nel nome del servizio. Gesù permette a Giacomo e Giovanni di esprimere i desideri che hanno nel cuore. Lui li conosceva già, non aveva bisogno che Giacomo e Giovanni glieli dicessero esplicitamente, ma egli chiede loro: cosa volete che io faccia per voi? E i due discepoli lo dicono: vogliamo i primi posti, vogliamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, proprio come accadeva nelle corti dei re del Medio Oriente antico. Al centro era il sovrano e ai lati le persone più influenti, le persone più rappresentative, quelle che contavano di più ed erano le più potenti dopo il re. Sedere alla destra e alla sinistra significava essere ai primi due posti nel regno. Quello vogliono Giacomo e Giovanni. Ma Gesù dice loro: ma avete capito bene quello che mi state chiedendo? Voi pensate che questa sia la vera gloria, ma questa è vana gloria. Quello che voi mi state chiedendo verrà spazzato via dal primo vento. Non è ciò che fa consistente la vostra vita, non è ciò che fa stabile la vostra vita. Voi potete bere il calice che io sto per bere, potete ricevere il battesimo che io sto per ricevere. Per noi forse queste due immagini non sono molto significative, ma per Giacomo e Giovanni, così come per tutti gli ebrei di quel tempo, avevano un significato evidente, scontato, ovvio. Bere il calice insieme con una persona significava condividerne il destino. Lo dice anche Gesù nell'orto degli ulivi, nella notte dell'agonia nel Getsemani, quando prega il Padre dicendo: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, cioè non sia questo il mio destino, ma non la mia volontà, bensì la tua. E Gesù quindi dice a Giacomo e a Giovanni: ma siete sicuri di voler condividere il mio destino? E il riferimento al battesimo, cioè all'immersione nell'acqua, significava voler affrontare fino in fondo la storia che una persona stava affrontando, comprese le difficoltà, comprese le sofferenze, comprese le cose complicate. I due discepoli immediatamente rispondono di sì. Non riflettono minimamente a quello che il Signore aveva chiesto loro, perché continuavano a non capire, continuavano a confondere la gloria con la vana gloria. Nell'ebraico, gloria ha come significato la pesantezza, la stabilità, la consistenza. E Gesù appunto sta chiedendo loro: sapete, avete capito cosa fa consistente la vostra vita? Cosa dà spessore alla vostra esistenza? Loro dicono di sì, ma non lo hanno compreso. Pensano che la consistenza, lo spessore, la gloria sia il comandare, sia il primeggiare, sia avere il potere, sia dominare su tutti. Gesù non la pensa così. E quando gli altri 10 discepoli quasi rimproverano Giacomo e Giovanni per questa loro richiesta, Gesù chiama tutti vicino a sé, perché dice: nessuno di voi ha compreso. Non è che voi 10 vi siete arrabbiati con Giacomo e Giovanni perché avete capito bene voi che cos'è la vera gloria. Nemmeno voi lo avete capito, vi siete arrabbiati solo perché loro hanno provato a passarvi avanti, a prendere i posti che anche voi desideravate. E allora Gesù molto chiaramente dice: fra voi non è così. Nel mondo, anche nella comunità ecclesiale, spesso si lavora per essere i primi. Fra voi non è così.
Questo è l'insegnamento per me e per voi, fratelli e sorelle. Non è così. Se vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo essere Suoi apostoli, cioè inviati da Lui ad annunciare e testimoniare il Suo Vangelo, fra noi non deve essere come nel mondo, dove chi governa opprime, soffoca le persone che gli sono affidate a proprio vantaggio, per il proprio bene, per la propria ricchezza, per la propria riuscita egoistica. Gesù dice: chi fra voi vuole essere il primo, chi fra voi vuole stare in alto, deve essere il servitore di tutti, lo schiavo di tutti, deve essere disposto a farsi ultimo e a servire. Allora sul suo volto risplenderà la gloria di Dio, così come sul mio volto, in modo particolare sulla croce, risplenderà la gloria di Dio. Questa è la missione che il Signore ci affida, questo è il traguardo verso il quale il Signore vuole traghettarci. E come dirà a Giacomo e a Giovanni, così lo dice anche a noi: voi effettivamente il battesimo che io ricevo lo riceverete, effettivamente il calice che io bevo lo berrete. Ma avrete bisogno di tempo, avrete bisogno di tanto tempo per capire queste cose. Anche a me e anche a voi, fratelli e sorelle, necessita del tempo, perché entriamo nella logica di Dio, nella rivoluzione culturale e spirituale che il Signore ci sta proponendo. E perché questo possa accadere, domenica prossima Gesù ci mostrerà l'esempio, il volto del vero discepolo. Nel cieco Bartimeo, che decide di seguire Gesù lungo la strada, lasciandosi alle spalle il suo mantello, e in quel preciso momento torna a vedere. Ecco, Gesù ci sta dicendo: dovete fare come farà Bartimeo. Non dovete fare come quel tale che se ne va via triste perché aveva molti beni che non voleva lasciare, di cui ci ha parlato il Vangelo di domenica scorsa. Non dovete fare come Giacomo e Giovanni e gli altri apostoli che lottano fra di loro per ottenere i primi posti. Dovete fare come Bartimeo: gettarvi il mantello, cioè la vita di oggi, alle spalle, per seguire Gesù lungo la strada che porta a Gerusalemme, il cui traguardo sarà il dono della propria vita. Allora ci vedremo, allora sul nostro volto la gloria di Dio, che è il suo amore, risplenderà pienamente. Questa rivoluzione non è semplice. Nel Catechismo di San Pio X, fino a ieri, ci è stato insegnato il contrario. Per qual fine Dio ci ha creato? Per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo poi nell'altra, in paradiso. Questo era ciò che abbiamo imparato tutti. Gesù ci sta dicendo che Dio ci viene incontro, si fa conoscere come Dio di amore e come Dio di servizio. Non è che chiede a noi di servire Lui, è Lui che si mette a nostra disposizione e ci serve. Qual è il vero nome di Dio? Quello che Gesù ci ha dato di se stesso: il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Facciamo altrettanto.